Ancora una vittoria casalinga per il Borgia dopo quella di domenica scorsa contro l'Archi, e arriva il Bissi contro il Filocaso. Due partite molto attese dalla parte della dirigenza borgese, proprio per cercare di alimentare le speranze di poter risalire almeno in zona play-out e non chiudere il campionato in anticipo. Intanto bentornato a mister Magro, perché sappiamo è stato assente per questione di squalifica, però diciamo anche per questione di salute, l'augurio per questo fatto particolarmente più che altro. Allora, mister, guardiamo il futuro in maniera diversa. Ma io ho sempre creduto in questa squadra, nella stagione e nell'ambiente. Chiaramente adesso c'ho i ragazzi un po' più pronti ad affrontare questo campionato e sono un pochino più fiducioso. Ecco, con i sé e con i ma non si fa il calcio, però se avessimo avuto qualche di questi giocatori un po' prima sarebbe stato certamente un campionato diverso. Ma sono scelte che nella vita si fanno, i calciatori non avendo gli stipendi che si pretendono chiaramente si sono messi un po' da parte, e poi con la tranquillità, la serenità della nostra società abbiamo rimesso dentro qualcuno e i risultati si stanno vedendo. Al di là di quello che sarà il finale di stagione, questo è un aspetto positivo, cioè aver visto che la squadra può funzionare in maniera certamente anche nel campionato di promozione. La squadra sicuramente, sono sempre stato convinto che la squadra potesse dare questi risultati in promozione, però voi gli infortuni, voi le situazioni varie ci hanno portato a lottare, però ci proveremo fino in fondo. Adesso viene un trittico abbastanza complicato e poi viene un'altra fase in cui ci saranno partite abbordabili, forse lì si farà il vostro campionato. Ma noi affronteremo tutti tranquillamente con le nostre capacità e la nostra serenità.